Bentornate mie ombre su Dragon Quest Treasure. Io adoro questa colonna sonora, maledizione. Nello scorso episodio abbiamo iniziato la nostra magnifica avventura. Abbiamo fatto il primo combattimento, abbiamo reclutato il nostro primo mostro, ovvero Sbrillina, che puoi chiamarlo mostro, dai, poverina, insomma, è così caruccio, insomma. E adesso stiamo andando alla ricerca di Eric. Ancora non abbiamo praticamente visto nulla, siamo agli inizi e quindi sono troppo curioso di vedere cosa ci attende oltre l'uscita di questa caverna. Anche se, beh, in realtà qualcosina avevamo già visto durante la Shadows Preview, ma poco importa. Eccoci qua. Salve. Oh oh oh, guarda chi c'è, la mia nuova recluta. Come sei finita qua giù? Lo conosci? Ha l'aria di un tipo interessante. Per rispondere alla tua domanda, stiamo cercando il fratello di Mia. Dici sul serio? Vediamo un po'. Ma certo, ora mi ricordo. Credo di averlo visto sul monte Naritz. Naritz, ok? Era un ragazzino con capelli e occhi blu. Suona familiare? Direi di sì, è proprio il nostro Eric. E lui di sicuro, presto, andiamo! Frena l'entusiasmo, il monte Naritz non è mica posto per le scampagnate, sai? Ci sono mostri a ogni piè sospinto. Naritz? Ha giudicato Naritz? Naritz. Non posso permettere che andiate da soli in un luogo tanto pericoloso, non senza una guida esperta nonché valorosa guardia del corpo, ovvero il sottoscritto. L'ammiraglio Hinuti si è unito al gruppo. Lo avevamo già incontrato l'altra volta. Si è unito addirittura al nostro gruppo, grazie. E per stare ancora più sicuro farò venire anche il mio fido compagno d'armi. E vai, nuovi amici. Lo slime zuffolo si è unito al gruppo. Nella foresta in cima a questa rupe c'è una funivia celeste. Possiamo usarla per salire sul monte Naritz. La rupe è troppo scoscesa da scalare ed è qui che entra in gioco il nostro flaccido compagno di viaggio. Saltando sulla schiena dello slime e usando l'elasticità del suo corpo molliccio, arriveremo balzelloni fino alla cima. Forza, andiamo, balzelloni. This is well worth knowing. Scalare pareti rocciose in un balzo solo. Mentre tieni premuto L premi A, X oppure Y per usare la specialità di un mostro. Dovete fare il lavoro di squadra per riuscire a impossessarvi dei tesori nascosti. Abilità. Quindi più mostri avranno abilità diverse, chiaramente. Nei luoghi apparentemente impossibili da raggiungere. Ciascuna famiglia di mostri può eseguire una specialità unica. Prova a includere nel tuo gruppo per creature diverse, così vedrai quali sono le specialità che meglio si adattano al tuo stile. Planata, i pipistrelli. Scatto, il ghepardo. Perdonatemi se hanno nomi precisi, ma non me li ricordo. Analisi e occultamento. Molto bene, molto interessante. E direi che proviamo subito, perché dobbiamo salire. Però prima... Oh mio Dio. Forse è meglio non andare di qua ancora, vero? Oh oh oh, dove vai ragazzino? Non è quella la strada per la funivia celeste. Perfetto. Ci ho provato. Volevo comunque controllare. Però di sicuro di là c'è qualcosa, eh? Allora, tasto L. E poi possiamo usare una delle loro abilità. Al momento hanno tutti la stessa abilità. Quindi una vale l'altra. Ecco qua. E si sale. Di nuovo. E poi chiaramente ci faranno anche comodo in combattimento. C'è un tesoro qui da qualche parte. Sì. È questo. Davanti a noi. È argentato. Fino adesso hanno trovato solamente quelli dorati, se non sbaglio. Eccoci qua. Tesoro non valutato. Un tesoro misterioso di cui non si conoscono né il tipo né le condizioni. Fallo valutare per scoprire il suo vero valore. Oh oh oh, hai trovato un tesoro, eh? Certo, non sembra particolarmente prezioso. Beh, ciò che per qualcuno è spazzatura, per altri è una sciccheria, no? A ogni modo, quello che hai trovato è solo una cianfrusaglia. Non sarà un gran tesoro, ma comunque puoi trovare dei pezzi rari che meritano di essere aggiunti alla tua collezione. Che vibes, ragazzi. Ops, ho sparato. Si può annullare? Riponi. Ok. Così almeno adesso lo so. Questa parte qui è completamente inedita, eh. Non c'ero assolutamente arrivato.
che vibes che mi dà questo, questo gioco, Dragon Quest in generale, troppo bello. Eccoci qua, questa è la funivia celeste che ci condurrà al punto più alto dell'isola. Non dobbiamo far altro che salire a bordo e arriveremo in cima al Monte Narizzi in 448. Tuo fratello ti starà aspettando. Speriamo. Speriamo che sia quassù. Allora, diamo un'occhiata in giro. Proiettili cura. Questi potrebbero farci comodo. Si possono utilizzare durante il combattimento, quindi usando la fionda così e cambiando con i proiettili. Ne abbiamo già trovati diversi. Ok, ok, interessante, interessante. Bene. Il meccanismo sembra vecchio e mal ridotto. Vuoi provare a tirare la leva? Beh, certo, certo, certo. Certo che tiriamo la leva. Wow. Non sembra molto stabile, ma speriamo ci porti a destinazione. What's this? Ok. Andiamo avanti, giustamente. Amici, nemici? Parliamo. Poi, da una terra assai remota, giunsero due draghi d'oro. Essi tramutarono i sogni e i desideri delle persone in infiniti tesori, che poi sparsero in tutto il mondo. Oh, salve! Stavo studiando la leggenda che parla dei preziosi tesori che sono nascosti su queste isole. Vuoi che la legga di nuovo? Di nuovo? In che senso, mi ripete il pezzo o ripete tutta la storia che non abbiamo... Vediamo. No, ok, sempre lo stesso pezzo. Due draghi d'oro. Sono i desideri... Figo. Ok. Sono sempre stata curiosa di scoprire come mai da queste parti siano sepolte così tante ricchezze. Forse è per questo motivo che sei qui, per esplorare queste terre e trovare i tesori dei tuoi sogni. Perché se hai visto mio fratello, chi sei? Oh, stai cercando tuo fratello? E dimmi, è un ragazzo con occhi e capelli blu per caso? Credo di aver visto un ragazzo da qualche parte di sopra. Purtroppo non gli ho prestato molta attenzione, visto che ero concentrata sulle mie ricerche. Comunque sii prudente, se hai intenzione di andare a vedere se è davvero lui, più avanti ci sono moltissimi mostri rozzi e aggressivi. In ogni caso, ti auguro buona fortuna. Spero che riuscirai a ricongiungerti a tuo fratello il prima possibile. E vai. Sul monumento sono state incise delle antiche rune, ma Mia non è in grado di decifrarle. Oh wow. Sembrano proprio i due draghi di cui parlava lei. Sì, sembrano proprio loro. Okay. Mi gioco becco e penne che sei una cercatrice di tesori. Non mi sbaglio, non mi sbaglio. Gra. Te lo leggo negli occhi, sì. E mi pare che tu abbia con te qualche aiutante, eh? Gra. Grazie, cos'è una cercatrice? Sì. Prego, non c'è di Gra. Non c'è di Gra. Comunque, mi gioco artiglia e coda che non siete all'altezza della mia padrona. Del resto, non potrebbe essere altrimenti, visto che la mia signora è la migliore di tutti. Mi raccomando, comportati bene quando parli con lei. Sì, ci siamo comportati benissimo, direi. Allora, qui ci fanno riposare al falò. E si può anche salvare in questo modo automaticamente, se non altro. Però da quello che ho visto possiamo salvare letteralmente ovunque e quando ci pare. Però vabbè, facciamola così, giusto così. Non so se avevamo la vita piena, anche per la nostra sbrillina, perché l'altra volta avevamo fatto il combattimento, non ho idea, ma ok, ormai è andata. Bene! Nemici. A giudicare dall'aspetto e anche dalla puzza, in questo posto vivono dei mostri, meglio procedere con cautela. Chissà se si possono direttamente prendere in squadra, perché abbiamo visto che comunque i pipistrelli... li possiamo prendere in squadra, era una tipologia di mostro. Vediamo come funziona, non lo so. Allora, tanto ripassino. Non c'è bisogno. Hanno fatto tutto loro. Però sì. Sono all'inizio e chiaramente devo prenderci la mano, eh. Allora, salto. Rotolato. Ok. Salve. E si sale di livello, immagino. Vero?
Proiettile super difesa singola, aumenta la difesa di un alleato. Ok. Quindi comunque questi vanno lanciati contro i nostri amici. Ma anche contro i mostri? Sì, alleato. Non penso solamente con poi Eric. Quando lo ritroveremo. Ok. Stavo cercando di ricordare... il comando per agganciare il bersaglio. Che non me lo ricordo. Poi ci provo. Sgraffigna. Sgraffigna? Cos'è? Fatto arrabbiare il nemico, ok. Ma cosa abbiamo fatto? Nello specifico. Gli abbiamo rubato qualcosa? Vediamo con questo. Poco, poco danno. Sì, c'era anche scritto che fa pochi danni. Non mi ricordo il tasto per bloccare il nemico. Vabbè. Non è un problema. Ah, quando si sale di livello recuperano tutta la vita. Ok, bene. Non mi ricordo qual è il tasto per bloccare. Se si può. Mi sembrava di sì. Avevano parlato di poter muoversi tra i nemici. Vabbè. Allora, lì c'è una porta, ovviamente. Di là. Vediamo se si sale o... se è di là. Sì. Oh, wow. Sgraffigna, boh. Avremo modo di rivedere un po'. Magari ce lo spiegherà il gioco. Perché al momento non sappiamo a cosa serve farlo. Parlato solo di nemico arrabbiato. Non ho visto se per caso ci ha dato qualcosa in più. Ok. Apriamo qua. Se si può aprire, ma immagino di sì. La porta non vuole sapere. Meglio cercare un altro. Oh. Ok, a posto. Faccio queste domande. Bene. Quindi quella lì probabilmente era la porta per andare dritti dove dovevamo andare noi, ma chiaramente non si può. Strada più lunga. E strada più lunga sia. Sgraffigna. Io ci riprovo, voglio vedere cosa succede. Rilascio. Accidente, hai fatto arrabbiare il nemico. E basta. Non si vede nient'altro. Tanto loro attaccano, sono abbastanza intelligenti da salire direttamente. Che è ottimo. Boom. Ombra. Ce n'è solo una di ombra qua. E sono io. Proiettile roccia. Da quello che ho visto ci sono un bel po' di elementi. Vabbè, abbiamo visto fuoco, acqua. Beh, questo non so se si può considerare un elemento. Erba, vabbè. Terra. Quindi immagino tanti tipi di nemici diversi. Direi che ha senso come cosa. Guardate le fiamme. E poi un altro. Bene, bene. Allora. Oh. Un apparecchio dall'area alquanto sinistra. Pare che adesso sia rotto. Oh, meno male. Meno male. Ops. Ce ne sono un po'. Speriamo che non funzioni nessuno. Ok. Sembra di no. Perlustriamoli tutti in cerca di un improbabile tesoro, ma si sa mai. Eccolo qua, un tesoro. Tac. Proiettile perforante, un altro ancora. Nice. Ah. Fisici, magici. E infatti dicevo, dove cacchio sono finiti tutti quei proiettili che abbiamo trovato l'altro giorno? Ok. Magici, curativi, di supporto. Ah, vedi. Perforazione a un solo nemico. Ops. Se si esce dal menu e non si continua a tenere premuto
il dorsale lancia, lancia. Ci può stare. Allora. Proiettile vento. Sono sorpreso. Ok. Direi che questa volta sì, conviene assolutamente metterci a riposo, anche se siamo saliti di livello, però... Non costa nulla. Se non qualche secondo del nostro tempo. Ok. In cima dovrebbe esserci Eric. Potrebbe esserci qualcosa in agguato dall'altro lato della porta. Vuoi aprire la porta? Nemico tosto, penso. Look, there's someone on the ground. It must be your brother. Quick, we have to help him. What in the name of? He can't! It's coming! Lo sapevo che prima o poi uno di questi cosi sarebbe tornato in vita. È ovvio, era ovvio. Però, cavolo, sta cosa che non riesco più a mirare è un po' un casino, eh. No, curati, tieni premuto. Con cosa si cura? Ah, con i PM si può curare, ma questa cosa non me l'avevano detta, mi sembra. Oh, vabbè. Sgraffigna. Io sgraffigno. Il nemico si è arrabbiato. Non ho capito ancora cosa serve. No, però non mi sembra che agganci il bersaglio. O meglio, c'è questa freccettina. Dobbiamo un po' muoverci noi, ecco. Questo è un osso duro, comunque. Oh, oh. Inutile resisti, eh? Non fare brutti scherzi. Andato. Primo boss? Direi di sì. Mica flagello. Voilà. Aumento di livello. Si rifullano di vita. Siamo bassi di livello noi. 4. Da dove è saltato fuori quell'affare? Mi ha fatto accapponare la pelle. Per fortuna te ne sei liberata alla svelta, ma ora c'è qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Potrebbe essere tuo fratello. Direi di sì, eh. Direi che è proprio lui. Non ci sono dubbi. Voi avete dubbi? Direi di no. Eric! Oh, Cribbio! Stai bene, figliolo? Oi, oi, oi. Mia? Ma dove eri finita? Non sai quanto ti ho cercata. Mia racconta Eric che anche lei stava cercando lui. Quindi ci stavamo cercando a vicenda. E sembra che ti sia fatta un bel po' di amici. Strada facendo. Non me l'aspettavo. Lo sai, dopo che quel portale mi ha risucchiato e sono rimasto da solo, ero davvero preoccupato. Ora non importa. Tutto bene, quel che finisce bene. A parte che siamo in una terra sconosciuta, senza possibilità di ritorno, probabilmente, ma... Dettagli. Mia, che è successo? Che ci faccio qua per terra? Puffar gatto. Stai dormendo di nuovo invece di lavorare, Misha? Forza, svegliati! Un momento. Quindi conosci questa micetta svolacchiante? Come osi, micetta svolacchiante? Ci sarai tu. Io ho un nome, sai? Mi chiamo Misha. E si dà il caso che sia venuta in questo mondo per trovare un certo tesoro. Adesso avremo a disposizione entrambi, Mia, Eric e Misha. Quando ha iniziato a seguirmi ammetto che mi è preso un colpo, ma Misha è una tipa a posto. E in più lei sa un mucchio di cose sui tesori e su queste isole su cui ci ritroviamo. Ah, ora ricordo, eravamo appena riusciti ad aprire quel forziere quando all'improvviso, strano, ho un vuoto di memoria. Sono certa che lì dentro c'era qualcosa comunque. Oh, sembra un bel forziere. Si potrà aprire? Ottimo. Beh, se c'era ora non c'è più.
davvero molto strano. Avrei giurato di aver intravisto un tesoro quando l'abbiamo aperto. Esatto, Grunt. Dove avete messo il tesoro? Chi è? Oh. Ma cosa? Inuti? Quindi Fracossa e i suoi cani rognosi vogliono mettere le loro sudice zampe sul tesoro, eh? Non lo permetterò. Datemelo subito. Tu sia maledetto, Warrock. Non mi faccio dare ordini da un pecorone di Silfania. Tra l'altro, questo forziere l'abbiamo trovato già bello che vuoto. Smettila con i tuoi giochetti. Scommetto che sei stato tu a sgraffignare il contenuto. Baggianate. Siamo arrivati solo adesso. Chiunque sia stato a prendere quel tesoro, quelli non siamo noi. Chi l'aveva preso allora? Ma se davvero come dite, allora chi è stato? Non so. Oh wow. Sembrano tipo i villain principali. Può essere? Fracossa! Ah, è lui. Per le mie zanne, è Fracossa! Guarda un po' chi si vede. Silfaniani. Mi sa che avete fatto tardi. Ci siamo permessi di prendere noi in custodia il tesoro che stavate cercando. Wow, cos'è questo? Quel bagliore, che sia... Già, non c'è alcun dubbio. È una delle sette gemme. Quella è una gemma del drago? Oh, che meraviglia, Capitan Fracossa, siete impareggiabile. Vedervi all'opera è un vero privilegio. Ma no, ma come? Piantala, Inuti. Ti stai rendendo ridicolo e non fai altro che coprirci di ignominia. Ma capitano, come potete dire certe cose? Credi davvero di essere un pirata? I tuoi bottini non sono altro che inutili osserpame. E guardate adesso, razza di miserabile piaga. Non meriti di stare tra i miei spietati predoni. Le tue sette vite sono finite, Inuti. Tu per me sei morto. No. E che ne facciamo di quei piccoletti, capitano? Due marmocchi con gli occhi blu, eh? Lasciamoli andare. Abbiamo faccende più importanti di cui occuparci. Ascoltami, Fracossa, non riuscirai a farla franca. Io ti fermerò nel nome di Silfania. Leventa. Ma bene, Warrock. Da quanto tempo? Non capita spesso di incontrarci a parlare, quindi lascia che ti dia una piccola anticipazione. Abbiamo avvistato l'Isola d'Oro, un luogo dove ci attendono ricchezze inaudite. L'Isola d'Oro? Non mi aspetto certo che una persona stupida come te possa capire. Ora, se permetti, Warrock, abbiamo altri lidi da visitare e tesori da razziare. Beh sì, loro sanno proprio di nemici principali. Il tesoro che ha sfoggiato in modo così ostentato, credi che fosse... Penso proprio di sì. E ce l'hanno soffiato letteralmente da sotto i baffi. Sembra che siamo finiti in una faccenda seria, sorellina. Due brigate rivali di cercatori di tesori e noi nel mezzo. Faremo coppia con loro? Ci alleeremo? Capitan Warrock! Ah, Gloria, sei arrivata! Un momento, che fine hanno fatto i pirati? Sono andati via. Più tardi ti racconterò tutto. Dunque, in quanto a voi, si può sapere chi siete? Io mi chiamo Eric e lei è mia sorella mia.
Eric è mia, eh? E cosa ci fate qui? Anche voi in cerca di tesori? Proprio così, per niente, è un segreto. È un segreto. Ah, vi credete tanto furbi? Lasciate perdere. So benissimo cosa vi passa per la testa. Beh, cercate di tenere gli occhi aperti. Buona fortuna, ne avrete bisogno. Per il momento non ci attaccano, ok. Simpatici. Non vi ho mai visti prima d'ora. Fate parte di una brigata oppure cercate tesori per conto vostro? Beh, in ogni caso ho piacere di conoscervi. Ci si vede in giro, Eric è mia. Ciao. Sembra che le cose si siano calmate finalmente. Credo sia il momento opportuno per mostrarti una cosa fantastica che ho trovato. La vuoi vedere? Forza allora, vieni con me. Cosa avrà mai trovato? Qui non c'era più nulla, mi sembra di no. Monte Nariz. No, ok, non ci possiamo allontanare, perfetto. Stavo solo dando un'occhiata. Non ti arrabbiare, Eric. Esamina. Un macchinario dall'aspetto peculiare. Sembra che non funzioni. Wow. È tipo un treno, insomma. Guarda qua, hai mai visto qualcosa del genere? È incredibile, vero? L'unico problema è che non funziona. Penso che sia rotto. Ah, già. Voglio farti vedere anche un'altra cosa. Vieni. Questa sarà la nostra via d'uscita, immagino. O comunque, mezzo di trasporto. Guarda! L'isola è sospesa in aria. Da non credere, eh? E non è finita qui. Questo posto è letteralmente pieno zeppo di tesori. Ho già trovato una valanga di oggetti incredibili. E tu? Trovato niente? Certo che sì. Per lo più proiettili, in realtà. Ma dai, che forza, più tardi mi farei vedere, d'accordo? Non riesco ancora a credere che da quelle rovine ci siamo ritrovati in questo posto. Ah, già, ce l'hai ancora quel pugnale, vero? Yes. Pare che nasconda un grande potere, il mio permette di fare cose formidabili. A proposito di quei pugnali, perché non provate a guardarli più da vicino? Inspiegabilmente i pugnali del drago di Eric e Mia riescono ad attivare il veicolo. E vai, ce l'abbiamo fatta! Ecco, ora guarda questo. Mio Dio, che pugnali fantastici. Sembra proprio la testa di un drago, molto strano, non pensi? Coincidenza vuole che anche il posto sotto i nostri piedi ha la forma della testa di un drago. Che? Dici sul serio? Assolutamente sì, la terra dei tesori in cui ci troviamo viene chiamata Draconia. Oh. È formata dalle teste di due enormi draghi e da un gran numero di isolotti che compongono il resto dei loro corpi. Stando al racconto, secoli e secoli or sono, due colossali draghi d'oro scelsero questo posto come loro ultima dimora. Con il tempo i loro corpi giganteschi si tramutarono in pietra, formando le terre emerse che vediamo ora. Due colossali draghi d'oro, eh? Quindi è per questo che qui ci sono così tanti tesori? Esattamente. E tra quegli innumerevoli tesori se ne vedono alcuni molto speciali. Mi riferisco a 7 pietre preziose conosciute come gemme del drago. Io e Suin le stiamo cercando e non siamo i soli a farlo. Ecco, è una
se la sono presa gli altri. Ai noi, da soli abbiamo ben poche possibilità, ma è qui che entrate in gioco voi. Siamo più che sicuri che abbiate un talento naturale come cercatore di tesori e che possiate aiutarci nella ricerca delle 7 gemme. Cavoli, quindi ci sono 7 tesori super preziosi da trovare. Mi piace come idea. Che ne pensi, Mia? Cercare queste 7 gemme sembra divertente, no? Sì. Alla grande, sapevo di poter contare su di te. Il tesoro che hanno rubato quei pirati è una delle gemme del drago, giusto? Spero che non ci si affezionino troppo, perché presto ce lo riprenderemo. Come le 7 sfere del drago, no? Questo è lo spirito giusto! Non sapete quanto vi siamo riconoscenti per avervi dalla nostra parte. D'accordo, ma non c'è anche una montagna di altri tesori che aspettano solo di essere trovati? Direi di sì. Non ce ne torneremo a casa finché non avremo arraffato tutti i preziosi che riusciremo a trovare. Se solo sapessimo da dove cominciare. Beh, io qualche idea ce l'avrei, ma meglio iniziare dando un'occhiata da vicino a quella locomotiva misteriosa. Credo che sia il modo migliore per raggiungere le isole laggiù. Per me va bene, scopriamo dove porta. Beh, quindi la zona in cui siamo adesso non è di passaggio, ci si tornerà perché comunque è l'altra isola a forma di testa di drago. E poi abbiamo visto cose che non potevamo ancora vedere. Insomma, luoghi in cui non ci potevamo andare perché eravamo costretti a seguire la storia principale, la missione. Vediamo se questo affare può portarci su quelle isole. Forza, tutti a bordo. Va bene, sembra che qualcuno sia riuscito a farla funzionare. Chi è? Oh, per caso è stata opera vostra, eh? Io, ecco, direi di sì. Beh, in realtà hanno fatto quasi tutto i nostri pugnali. Che meraviglia. Immagino che tu sia il fratello maggiore di Mia. Sapete, ho il vago sentore che voi due sarete la chiave che svelerà le miriadi di arcani celati in questo mondo. Dici? Oh no, che scortesia. Non ci siamo neppure presentati. Lui è Volo. E io sono Nemona, principessa di Silfania. Ah, però. Non è un a caso. Oh, oh, sentivo che c'era qualcosa di inusuale in lei. A quanto pare è una principessa. Bada come grudisci. Sappi che la mia padrona è una persona di straordinaria levatura. E così, siete anche voi dei cercatori di tesori. Capitan Warwick me ne ha accennato. Ciò significa che saremo rivali. Sarà divertente che vinca il migliore allora. Anche lei è una cercatrice di tesori, una principessa? Ok, ci sto. It's time, Mia. Time to start our treasure. Yeah. Let's go. Direi che la vera avventura sta per avere inizio. Dragon Quest Treasures.